qualcuno dall'inizio, qualcuno no, ma insomma non erano così tante, quindi abbiamo il tempo di presentarli, ognuno ci avrà 15 minuti e anche di discuterle un po'. Quindi non c'era bisogno di organizzare in maniera militaresca per stare nei tempi. Quindi io non ho, insomma, avete qualcuna delle preferenze sull'ordine oppure no? Si va per ordine alfabetico, non lo so. Qui guardiamo chi è il primo nome. Primo nome. Sandra Giannini, lo metto come Sandra Giannini, primo nome. Sandra Giannini. Allora, Marta gira da cronometro ufficiale perché stiate nei 15 minuti di presentazione. Allora, cosa fai? Parti te? Si parte direttamente. Allora, parte direttamente Lucia per rompere il ghiaccio con Paola, non Lucia, Paola, scusa, sono rincorbellito. Paola con la presentazione dell'insegnante che in realtà appunto l'ha mandata, ma non c'è, che è Annalisa Baldini, e quindi si parte con questa, così almeno c'è meno. Faccio? Ok, allora però te prendi questa. Vabbè, sì. Sì, lei ha scelto un testo, vai pure avanti, un problema del rally, e l'ha fatto in due terze parallele. Il problema è questo, categoria terza, quarta, quinta, dice: in palestra l'insegnante propone ai bambini un nuovo gioco, ciascun bambino dovrà lanciare palline da tennis in due cesti disposti uno accanto all'altro. Se la pallina entra nel cesto di destra si guadagna un punto, se invece entra in quello di sinistra si guadagnano 10 punti. Anna lancia 12 palline e nessuna di esse va fuori dai cesti, poi fa il totale dei punti ottenuti. Calcolate tutti i punteggi totali che Anna può aver ottenuto e mostrate in modo dettagliato come li avete trovati. Avanti. Sì. Poi spiega la modalità di lavoro. I ragazzi di questa classe sono disposti i banchi a gruppi e lei ha mantenuto questi gruppi. Infatti hanno i banchi riuniti per formare 6 gruppi che ruotano nella composizione quindicennale, e quindi è stato casuale. E il gruppo è formato dai bambini che in quel momento si trovavano in quel gruppo. È stata scelta questa modalità di lavoro anche perché è propria del rally. Nelle gare del rally i ragazzi lavorano a gruppi. E, per esempio, se posso aggiungere, in questo modo il gruppo è casuale. E vedremo dopo, lei riporta la conversazione di un gruppo, che appunto si creano dei problemi nella relazione. E poi vi dico perché. Strategie dei ragazzi e soluzioni. Alcuni gruppi leggono il testo individualmente e poi si confrontano. In altri gruppi invece un bambino legge il testo a voce alta. Alcuni provano a risolverlo con una discussione comune, altri provano ciascuno su un foglio e restano in silenzio e quindi non collaborano. Per esempio, nella mia esperienza, in genere il testo io lo leggevo tutti insieme, perché ritenevo che la comprensione del testo fosse prioritario a quello e rinunciabile rispetto a quello che viene dopo, cioè all'attività più matematica. E già nella discussione comunque si vedono dagli ragazzi le cose che osservano, i dubbi, se riescono a chiarirsi il dubbio, se ascoltano quello che dicono gli altri. Però anche questo va bene, può essere fatto anche così, però può accadere che appunto non si comprenda il testo, e quindi se io non comprendo il testo non faccio una soluzione.
diciamo cioè, che è la soluzione. Qui è la modalità tipica del rally. Il rally funziona esattamente, ha riprodotto la modalità tipica, riprodotta. Tipica del rally. Però, per esempio, in classe si possono utilizzare i problemi del rally con la tua metodologia. Ok. Vabbè. E qui si vedono i ragazzi in gruppo che cominciano a lavorare. Ecco. Gianni, bisogna capire quanti bambini sono, e Lorenzo ripete per la seconda volta, ma i bambini non c'entrano, e rilegge la parte finale del testo. Gianni, bisogna capire il punteggio, fammi lavorare, mi interrompi sempre. Lorenzo, perché vuoi avere sempre ragione te? Gianni, non voglio avere ragione, sto facendo un'ipotesi. Accade nei gruppi, secondo me, secondo la mia esperienza, quando il gruppo è spontaneo e casuale, molto spesso ci troviamo bambini che fungono da leader, e alcuni subiscono questo fascino del leader, che magari in altri momenti di vita scolastica sono più pronti, sono anche e hanno più iniziativa. Quelli più fragili psicologicamente ne subiscono il fascino, e quindi in questo tipo di attività io dopo un po' mi accorsi che il gruppo casuale, per esempio, a me non funzionava, perché il bambino timido o che comunque subiva il fascino del compagno leader poi non faceva niente, faceva tutto l'altro. Invece molto spesso ci accorgiamo in questo tipo di attività che i bambini, anche in difficoltà e anche timidi, se messi con un compagno più simile a lui e con più o meno lo stesso livello anche di apprendimento, riescono a fare il lavoro, comunque almeno se non arrivano anche fino in fondo all'obiettivo, un percorso lo fanno, e poi se poi raggiungono l'obiettivo hanno un successone, e quindi è una carica di autostima che poi serve per la volta successiva. Allora, qualcuno utilizza la rappresentazione grafica ma confonde palline e punti, e veniva già fuori dalla discussione di prima, quel 12 che sono le palline, per qualcuno era lo confondeva col punti. Qui questo gruppo disegna i due cesti, e a sinistra 10 punti, a destra un punto, e poi disegna le palline. Poi però, poi qui non si legge molto bene. Ecco, qui io quando l'ho letto ho avuto l'impressione che questo gruppo, siccome ho questi numeri, allora ci devo fare delle operazioni. All'inizio dovevamo fare 12 per 1 e 12 per 10, vabbè, come se le buttasse, le potevano buttare tutte in un cesto da 10 o anche tutte nel cesto da 1. Poi però, non si legge? Sarebbero state 24 palline e non tornava. Ecco, allora abbiamo, già qui abbiamo provato a fare diviso 2, praticamente, fanno diviso 2. Cioè, e cos'è? Le 24 li venivano, le 12 più le 12, come se lasciassero la condizione che le palline sono 12 e basta, e quindi devono andare o tutte in uno o tutte in un altro, un po' in po', però deve venire fuori 12. Loro l'hanno buttate subito tutte sul 10, oppure no, oppure per loro è tutte sull'1, e quindi è 12 e 12, 24. Però qui non c'è la comprensione del testo. Perché no, non perché ci siamo noi davanti, sì. Un po' d'acqua. Qui c'è scritto all'inizio volevamo quello che ha letto quello è penso sia il proiettore là, non si può fare molto. All'inizio volevano fare 12 per 1 e volevamo fare 12 per 1 e 12 per 10, però sarebbero state 24 palline e 12 per 10. E non tornava. Allora abbiamo provato a fare 6 per 10 uguale 60, 6 per 1 uguale 6, del tipo 6 vanno da una parte, c'è cioè una specie di simmetria, via, diciamo, hanno diviso per 2, hanno detto 6 vanno di là, all'inizio hanno detto buttiamole tutte nell'1 e tutte nel 10, però poi l'hanno sommate, e poi hanno detto no, vengono troppe palline, allora facciamo che 6 vanno di là e 6 che vanno dall'altra parte. In realtà qui
probabilmente la difficoltà più grossa, che è una difficoltà di questo problema, soprattutto per bambini di terza primaria, è che qui chiede di vedere tutti i casi tutti possibili, e invece loro si fissano su un caso, no? In qualche modo un caso che è paradigmatico, se volete, quindi un caso equo, mandano un po' di qua, un po' di là, non lo so poi come l'hanno scelto, però non è un caso che abbiano scelto 6 e 6. 6 e 6 andava bene, però si sono fermati. Sì, no, ma a prescindere da questo, secondo me, una delle difficoltà, questo è un quesito abbastanza complesso per la terza primaria, e una delle difficoltà è proprio quella di capire che ti sta chiedendo tante soluzioni possibili. A meno che abbiano già fatto esperienza di problemi dove si chiedono più soluzioni, più possibilità. Oh, questo è importante leggere sotto, perché se no non si capisce nulla. Il 288 dice: abbiamo abbiamo ragionato tanto, abbiamo fatto queste operazioni, prima abbiamo diviso abbiamo disegnato due cesti, poi abbiamo fatto 12 più 10 più 2 uguale 24. E quindi hanno sommato punteggi con le palline. E questa è una... non c'è comprensione del testo. Quindi. Secondo me, diciamo, qui comunque riviene la stessa cosa, che hanno fatto un caso solo, a prescindere poi dal fatto che hanno sommato anche le palline, ma hanno fatto un caso solo. E poi metteva invece quello... Ecco, qui ci sono tutte le operazioni che hanno fatto. Qui nella seconda pagina sono tutte le operazioni. Vedete che ritorna, tra l'altro, ritorna il 24. Esatto, ma ora perché secondo me non c'è la comprensione del testo qui. Sì, sì, ci sono tante cose, diciamo. Però la cosa interessante è che gli viene fuori sempre calcoli col 24, come il gruppo quello di prima. E poi c'è quello invece, solo due gruppi su 12 riescono a trovare tutti i punteggi, quindi è difficile. Questo fa una tabella, questo, come vedete, vabbè. Una tabella organizzata, sì, e vedete che ci sono tutti i punteggi, e poi ce n'è uno più carino ancora, forse, no? Quello meno organizzato, ma... No, questa è la spiegazione della tabella. La spiegazione ancora questa meglio. È molto bella. Abbiamo provato tutte le combinazioni possibili, aiutandoci con i cesti di destra e di sinistra. Però ecco, loro non hanno disegnato i cesti, no. Loro hanno fatto una tabella. Abbiamo fatto le coppie del 12, ad esempio mettendo il 7, 7 palline nel cesto di destra e 5 nel quello di sinistra, e viceversa, andando avanti con tutte le altre coppie. Cioè hanno utilizzato quello che facciamo di solito, le coppie del 10, hanno fatto le coppie del 12. E infatti, se vedete, c'è scritto 10 cancellato. Abbiamo fatto le coppie del 10, poi sono accorti che non era 10, lo cancellano e scrivono 12. Poi tutti i numeri che erano nel cesto di sinistra li moltiplicavamo per 10 e quelli nel cesto di destra per 1. Il risultato che nelle coppie come 7 e 5 veniva il punteggio 75, se il 7 era a sinistra e il 5 a destra, e così via con tutti gli altri numeri. Poi le coppie venivano ribaltate come nel caso di 7 e 5. Ottimo. Sì. Qui, diciamo, l'altra cosa interessante che c'è qui, oltre che fanno bene, che lo spiegano bene, è che scrivono abbiamo provato tutte le combinazioni possibili, quindi hanno capito, magari uno, già cioè un gruppo che scrive questa cosa, anche se poi non le mette tutte, ha capito cosa deve fare. Però le ha messe tutte. Sì, prima. Poi loro le mettono anche tutte, diciamo, è lì il nodo, abbiamo provato tutte le combinazioni possibili. 2 minuti ci abbiamo. Due soli. Due minuti. Tanto siamo... E questa è la tabella che la maestra ha cercato di... è la griglia di osservazione. E lei alla fine, allora l'anticipo, rileva la difficoltà a seguire tutti i gruppi. Cioè lei è riuscita a seguire soltanto due gruppi. E questa è una... è una difficoltà. Il tempo è una difficoltà. Se i gruppi... per assurdo fossero gli stessi per più
problemi, per più attività, allora una può seguire una volta due gruppi, due gruppi e due gruppi. Questo bisognerebbe essere in due o tre quando si fanno queste attività, per esempio le griglie. Però, cioè, anche nel momento di una discussione, anche una griglia si può compilare, certo. No? Perché i bambini, tutti i bambini che intervengono, comunque certi indicatori si tengono d'occhio. Non è facile. E vai avanti. Sì, forse si può dire che quella scelta che ha fatto è di prendere quattro macro argomenti, diciamo quattro punti, che sono atteggiamento, esposizione, capacità di sostenere la tesi, correttezza matematica, e ognuno di questo l'ha declinato su tre indicatori. Non si vede molto bene. Tre gruppi. Per esempio, atteggiamento c'è scritto: sta in silenzio, interviene con poca convinzione, propone soluzioni con passione. L'atteggiamento. L'esposizione: usa un linguaggio appropriato, è chiaro nel farsi capire dall'interlocutore, usa diversi sistemi di rappresentazione. Capacità di sostenere la tesi: non risponde alle domande e continua a sostenere la tesi iniziale. Le domande lo mettono in crisi e cambia idea, risponde alle domande e sostiene la propria tesi. Correttezza matematica: fa riferimento a modi, non lo leggo, a metodi, non lo leggo. Controlla che siano state, forse si vede meglio. Se le dai lo zoom? No, si vede meglio forse in questo qui. A modelli già sperimentati, contempla che siano state esplorate tutte le possibilità, rilegge il testo controllando che la tesi torni, quindi con prova di verifica. Insomma, ha scelto degli indicatori, e sono tanti. Su questo si potrebbe discutere un po'. Poi dice delle osservazioni che diceva Paola sulla criticità. Sulla difficoltà a seguire tutti i gruppi. Registrare dedicando 10 minuti a gruppi con la griglia parzialmente elaborata nell'incontro a Pisa. Nell'avevo scritto i nomi, ecco, anche questo è un piccolo accorgimento che però ci facilita. Lei dice: avevo scritto in ordine alfabetico e ciò ha ostacolato la compilazione. Se invece l'avesse scritti a gruppi, come ha fatto poi nella sezione B sulla base dell'errore dell'esperienza della A, è tornato meglio. Utilità: avere una griglia mirata ti permette di osservare attentamente e riflettere maggiormente sul comportamento dei bambini, e questo è fuori di dubbio. Il tempo: mi sono resa conto che 10 minuti a gruppo sono pochi, in una classe ne ho osservati solo due, bisognerebbe seguire un gruppo solo dall'inizio alla fine. Aspetti cruciali: alcuni indicatori non sono significativi, mentre con l'osservazione vengono fuori altri aspetti non presi in considerazione, infatti, per esempio sulla relazione. Sì, e infatti diciamo che poi alla fine, dopo le osservazioni che fa, modifica la griglia, e questa non si vede, comunque è una griglia modificata. In particolare, diciamo, ha messo insieme atteggiamento e esposizione, ha messo più indicatori, e poi ha aggiunto collaborazione, che prima non c'era, e conclude dicendo che la sperimenterà. Però atteggiamento e esposizione insieme, io per esempio sì vabbè, però diciamo secondo me la cosa interessante no ma si può discutere sulle griglie, ma la cosa, diciamo, la cosa interessante è che ha sviluppato la griglia anche in base all'esperienza che aveva avuto, e poi concludeva dicendo che la prossima volta sperimenterà la nuova griglia, così avrà un margine di paragone. Grazie a Paola e grazie all'assente a cui diremo che abbiamo presentato. Quindi dopo la A c'è la C, Cristina Coletta. C'è? Sì. Ok. Ora a questo punto... Sì, i materiali poi li mettiamo tutti. Qui c'è tutta la... Io posso andare di là così copro anche meno... No, perché... Qui è per andare avanti, per questo. Andare avanti. È questo qui. Dunque. Allora, io è la prima volta che sperimento un lavoro del genere. No, io posso stare anche qui, però magari mi metto di lato perché per andare avanti è questo. Quindi anche... Sì, no, vabbè, faccio io, ti guardo io e faccio segni io. Dunque, è la prima volta che sperimento un lavoro con la realizzazione di una griglia.
Io devo dire, devo premettere che sono, lavoro in una scuola molto piccola e sono da sola in una terza. Sono aiutata soltanto dalle insegnanti di sostegno perché ho una classe con un numero di bimbi esiguo, perché sono 15 bambini, però con tante problematiche, perché 6 di questi hanno tante difficoltà, 2 con handicap e poi DSA, ADHD, quindi è stato molto faticoso questo lavoro, nel senso che anche non mi sono concentrata sull'argomentazione del problema perché sto andando molto a rilento in questa classe, però ho provato a fare questa griglia sulle frazioni. Ecco, abbiamo cominciato il lavoro delle frazioni i primi di aprile. Aspetta, si può scorrere qui? Sì, si... No, aspetta, ho sbagliato. No, è andato bene. E dopo aver affrontato i concetti di intero e di metà, ci siamo approcciati. Aspetta, qui non funziona però. Sì, con quello avanti. Quindi abbiamo parlato dell'intero, di cos'è la metà, e siamo arrivati poi al concetto di unità frazionaria usando l'artefatto tovaglietta. E questo artefatto noi colleghe abbiamo preso spunto dal libro Le frazioni sul filo, che grazie appunto a un seminario avevo avuto modo di conoscere. E quindi, aspetta, queste sono le attività che riguardano il concetto di intero, alcune delle attività, non le ho messe tutte, insomma, i bambini hanno disegnato, poi hanno fatto le loro osservazioni, le loro riflessioni. E queste sono varie attività che hanno fatto, hanno lavorato a piccoli gruppi. A gruppi di 3 o 4. I gruppi erano casuali, però pur essendo bambini con tante difficoltà sono abbastanza collaborativi perché sono riusciti da soli a organizzarsi e aiutare i bimbi che hanno difficoltà. Quindi aspetta, andiamo un po' avanti. Quindi, questo è sempre il concetto di metà. E qui aspetta, non ci vedo. Sempre il concetto di metà. Ecco, poi siamo arrivati. E la criticità, va bene, questo posso saltare perché sono tutte attività che riguardano l'intero e la metà. Ecco, quando siamo arrivati a utilizzare l'artefatto tovaglietta, abbiamo raccontato di aver ricevuto una lettera da un ragazzo che ha il bar e aveva bisogno di alcune tovagliette. I bambini dovevano costruire queste tovagliette, però dovevano rispettare la consegna che chiedeva il barman, perché di seguito qui c'è il testo della lettera, richiedeva appunto che le tovagliette fossero divise in parti esattamente uguali. I bimbi sono stati molto contenti di svolgere questa attività, perché dice: ma è vero che c'è questo ragazzo che vuole queste tovagliette? Sì, ma lo conosci davvero o ci prendi in giro? No, lo conosco, bisogna fare un lavoro bene. Sì, allora cercheremo di fare il possibile. E tutti si sono messi a lavorare con i fogli A4. Quindi loro potevano tagliare, piegare, misurare, li abbiamo lasciati liberi. Il risultato del lavoro è stato questo qui, vediamo un po'. Ecco, tutti hanno cercato di realizzare queste tovagliette, però i 6 bimbi che hanno difficoltà non sono riusciti a costruire dei pezzi che fossero equivalenti fra loro. E allora i bimbi, quelli più bravi, se ne sono accorti, dice: però qui c'è qualcosa che non torna. Come mai? Come mai? Allora vediamo un pochino di... Aspetta, cerco di tirare via. Dice: abbiamo rispettato le consegne di Matteo. 9 bambini sono convinti di essere riusciti a eseguire il lavoro, perché dimostrano che i pezzi del tovagliette erano sovrapponibili e quindi erano coestesi. Ma gli altri 6 bambini non ci sono riusciti. Allora una bambina chiede: ma come facciamo a sapere come sono, se sono uguali questi pezzi? E allora
a questo punto interveniamo noi insegnanti e insomma facciamo presente che per essere sicuri che le parti divise con forme diverse siano proprio uguali tra loro, anche se hanno forme diverse però devono avere la stessa estensione, devono essere equivalenti. Qui io ho scritto che abbiamo dedicato la discussione un'ora, ma per lezione, perché in realtà le lezioni sono state 3 o 4, perché da aprile abbiamo finito a maggio, i primi di maggio. E non sono stata molto precisa perché ci ho avuto un sacco di cose da fare in questo periodo. Vabbè. Ecco, qui ci sono le strategie adottate dai bambini per provare l'equivalenza delle parti. Alcuni hanno proposto, i bambini più bravi per aiutare i bambini in difficoltà, li hanno aiutati a sovrapporre le figure e hanno proprio fatto vedere per traslazione. Altri hanno usato la simmetria, qualcuno ha usato proprio il righello cercando di misurare con esattezza le parti. Quindi sì, questo l'avevo già detto, che i bimbi si sono organizzati a piccoli gruppi, perché generalmente loro lavorano a piccoli gruppi essendo pochi. Quindi ciascuno di essi è presente un bambino con difficoltà, vabbè, questo l'avevo detto prima. Quindi sono 15. Sì, sono 15 bambini, ma 6 con grosse difficoltà. Sono 2 HD, 2 ADHD, un bambino con mutismo selettivo, quindi non parla, anche se riesce a trovare le strategie e argomenta per scritto, però a livello orale non parla. Poi c'è un bambino veramente con H, e poi ci sono bambini con BES, con bisogni speciali. Comunque, il lavoro a piccoli gruppi così ha aiutato i bambini in difficoltà, e io ho potuto realizzare questa griglia aiutata dalle mie colleghe di sostegno, perché qui sono le riflessioni che hanno fatto i bambini. Abbiamo scoperto che se i bambini non erano riusciti a rispettare le consegne di Matteo, ma dopo le attività di stamattina anche questi bambini sono riusciti a costruire pezzi uguali tra loro e hanno disposto in maniera diversa per ottenere nuove tovagliette. Quindi le tovagliette, quelle sbagliate, poi le hanno cestinate, e qui abbiamo la foto delle tovagliette nuove. Quelle abbiamo realizzato pezzi uguali tra loro perché si potevano sovrapporre. Con questi pezzi è stato possibile costruire forme diverse, e queste sono le tovagliette, il prodotto finale. Ecco, io devo dire che è la prima volta però che cerco di costruire una griglia di osservazione, e per me è stato un po' faticoso, perché per me è stato faticoso. No, perché magari chi ci è abituato, per me è stato un po' faticoso, però devo dire che è stato utile, perché è vero che si riesce così ad osservare meglio le prestazioni dei bambini. Questi bimbi erano a piccoli gruppi, io sono stata aiutata dalle mie colleghe anche a scrivere queste osservazioni. La griglia è stata questa, vediamo un pochino. Ecco, l'argomentazione orale dell'attività svolta è durata circa un'ora e mi ha consentito di realizzare una griglia di osservazione delle competenze comunicative dei bambini. E anche qui io ho usato questi, non so se vanno bene però, questi indicatori, questi aspetti. Ci ho provato. Io ho indicato come aspetti la chiarezza, la completezza espositiva, la correttezza dei fatti assunti, e come indicatori l'uso di diversi sistemi di rappresentazione comunicativi. E poi ho fatto praticamente i gruppi, sottogruppi. Sottolivelli. E quindi ecco, non so se vanno bene, io volevo sapere se c'è qualcosa che non funziona, capito? Perché qui abbiamo analizzato la chiarezza, se espone con chiarezza, in maniera caotica, se si rifiuta di esporre oralmente, come competenza espositiva, se usa un linguaggio appropriato per l'attività, mostrando di conoscere aspetti linguistici e matematici, non usa un linguaggio appropriato, mostrando di non conoscere aspetti linguistici e matematici,
la correttezza dei fatti assunti, se usa correttamente conoscenze matematiche, non usa correttamente conoscenze matematiche, mostra un controllo delle conoscenze matematiche, usa gesti e disegni per la rappresentazione e la comunicazione con gli altri, usa correttamente il linguaggio verbale e scritto per la comunicazione, cerca di usare il linguaggio verbale ma si arrende e chiede aiuto ai compagni. Ecco, io ho indicato C perché effettivamente io ce l'ho dei bambini che si magari vorrebbero, però a un certo momento si fermano. Poi ecco, vari modi di considerare l'altro, si ascolta con attenzione gli altri, se collabora, aiuta i compagni nell'argomentare il percorso, se prevarica i compagni nell'argomentare il percorso, se descrive le proprie difficoltà, se interviene con domande pertinenti o non pertinenti, e poi la solidità teorica, se descrive il procedimento seguito e i nessi causali, solo in parte se ho guidato, io sono tanti guidati perché ci sono diversi che devono essere guidati, e se utilizza strategie per argomentare e sa spiegarle. Poi se utilizza strategie sa individuare la più rapida e sa spiegarla, argomenta con difficoltà ma cerca strategie. Io mi sono buttata, devo dire, poi ci saranno delle, non so, anzi quasi quasi non la volevo nemmeno leggere, perché ho detto, ma è finita la presentazione? Questa è la griglia. Ok, allora e poi, lasciamo la griglia, se c'è da far vedere c'è altro. Da far, no, c'è la griglia, forse le... Ah, la rilevazione dei dati, 5 bambini espongono con chi è, quello che vabbè, io ho rilevato, forse, ma tanto... Forse conviene più rimettere la griglia. Sì, forse conviene mettere la griglia. Allora, intanto ringraziamo per la presentazione. No, non volevo nemmeno venire, nel senso, ci ho provato, ma detto, sarà una tragedia. Sarà una tragedia perché no, è la prima volta che, ecco, che mi cimento in un lavoro del genere. Ecco. Bene. Allora, io intanto mentre... Sto prendendo questi corsi proprio per cercare di migliorare, perché... Avendo lavorato sempre in un certo modo, sarebbe l'ora di cambiare. Allora, qualche abbiamo un po' di tempo, qualche commento, osservazione che se volete fare sulla griglia, intanto faccio notare che tutte e due le presentazioni sono partite da, direi, domande difficili. Perché anche qui si fa una domanda difficile che è fondamentale poi per l'argomentazione, no? Si chiede a loro di cercare di capire come si può fare a stabilire se due cose fatte diverse, non fatte uguali, sono equistesse oppure no. È una domanda tosta, non è una domanda facile. Come era tosto il problema di prima. Quindi... Uno ci è arrivato, ma tanti no. Sì, sì, ma... No, hanno sbagliato alla grande. Ma è abbastanza normale. Proprio a livello di classe, secondo me è stato utile anche il fatto di averli fatti lavorare insieme, perché non c'è stata competizione. Ecco, devo dire che questa classe, pur avendo tante difficoltà, però fra loro sono uniti e si aiutano. Questa è una cosa fondamentale, è un bel punto di partenza, quindi è servito anche a me, ecco. Se avessi trovato dei bimbi magari litigiosi, che certo, sarebbe stato più difficile gestirli. Qualcuno che vuole fare qualche osservazione, domanda? No, no, perché... sì. Perché nell'ultima lezione mi sembrava di aver capito che si doveva dividere fra aspetti e indicatori. Sì, sembrava, però può darsi che mi sembrava. No, nel senso, dovere non ci deve niente. No, io avevo cercato di dire, come era anche nella griglia, no, precedente, uno identifica degli aspetti da osservare e poi segnala degli indicatori. Qui probabilmente effettivamente son tutti aspetti indicatori, e con sotto ci sono gli indicatori, quindi comunque vabbè, non è un dettaglio, direi. Io due cose che mi hanno colpito, una cosa secondo me che di utilità, una cosa sulla griglia che secondo me è insomma interessante come griglia. L'unica cosa che cambierei nella competenza espositiva, quando mettete usa un linguaggio appropriato per l'attività, non metterei mostrando di conoscere aspetti linguistici e matematici, metterei appunto l'osservazione, perché quello è già un giudizio, mostrando di non conoscere aspetti linguistici e matematici. Tra l'altro
rispetto a quello che ci dicevi prima, per esempio di quello con mutismo selettivo, lui non userà lì un linguaggio preparato, ma non è detto che non conosca gli aspetti linguistici e matematici, no? Sceglie di non dirtelo, e anche altri. No, lui argomenta per scritto. Cioè, no, certo, ma infatti un'altra cosa da sottolineare è che questa griglia qui, per gli indicatori che hai messo, è una griglia per l'argomentazione orale. Poi si può fare la stessa cosa per l'argomentazione scritta. Qui si sta parlando di argomentazione orale. Una cosa secondo me interessante delle griglie, se voi guardate, che io l'ho guardata ora al volo, quella griglia, cioè quello come era stata compilata sotto, confesso non l'avevo visto quando avevo aperto la presentazione, ma colpisce, ad esempio, se guardate la riga 12, c'è un BES con due A, e in particolare con un A, tanti dei BES hanno un A dove gli altri non ce l'hanno. E questo secondo me è interessante, quando uno si accorge guardando la griglia che magari quelli in difficoltà su alcune cose sono, se non meglio degli altri, avanti. Questo è un, diciamo, un beneficio del poi riguardare i risultati alla griglia, se no non te ne rendi conto. Sono in disordine. In che senso sono in disordine? Sono in disordine perché ho seguito l'elenco. Perché uno è più... Perché A è negativo, solo in parte. Per esempio io guardo solidità teorica, sì. A solo in parte. Sì. E poi invece C... Sì, no, ma io guardavo questo qui dell'uso di diversi... Quello che mi aveva colpito è il BES qui con l'A. Usa i gesti di segni per la presentazione e la comunicazione con gli altri. Sì, c'è quello che dici tu, però in questo caso qui è là, era un aspetto positivo. Quello che diceva Lucia è che per poi essere più, come si può dire, per confrontare in maniera più veloce conviene fare un ordine sempre il solito, quindi partire sempre dal meglio, andare al peggio, viceversa, perché così almeno poi... No, ma quello va bene. No, ma qui diceva, lei diceva che qui in alcuni indicatori l'ordine è rovesciato, secondo qualcuno. Va bene, grazie. Sarebbe interessante lavorarci su questa griglia, sì. Lavoro di gruppo sulle griglie. Sì, certo. Sì. Prossimo anno si fa il lavoro di gruppo sulle... Grazie mille. Grazie. Comunque poi, come hanno chiesto, tutto il materiale, ovviamente chiedo agli autori, ma se gli autori mi danno il permesso, tutto il materiale poi è condiviso, così ci si può lavorare, insomma, può rimanere a questo punto. Mi sembra venga la G, direi. Quindi il gruppo, questo è un gruppo, il gruppo qui. Allora, mi metto... Siete in due, ma il gruppo è composto da più persone, tecnicamente è composto da più persone. E qui ci avete quello che viene dopo, qui quello che vedono loro. Così almeno chi parla qui, se no non vi si sente. Noi sì, ce la siamo divisa perché il lavoro è primaria. Ok, allora. Ma voce, ci si fa senza microfono? Abbiamo abbastanza. Secondo me non sentono male, anche non per, si anche per conviene il microfono. Tanto, sì. Si tappa tutto. Io vi do, vabbè, i segni poi quando il tempo... Ok, niente, allora, questo gruppo, noi abbiamo fatto, insomma, somministrato questa prova a 4 classi, due della primaria, la quarta primaria e due della secondaria, la seconda classe della secondaria. Abbiamo scelto questo quesito che viene dalle prove invalsi dalle prove invalsi di quinta elementare, e abbiamo scelto questo quesito perché ci sembrava adatto intanto a essere somministrato a diversi livelli di ragazzi, e ci sembrava adatto un quesito, non so se è stato visto, insomma, ora tanto poi si ripropone dopo, adatto ad essere somministrato a più di scuole diverse. Però e anche adatto, si sono perse, a mettere in luce e a essere affrontato con diverse strategie risolutive, quindi a mettere in luce le competenze o quantomeno le abilità, insomma, verbali, di scrittura, di simbologia, di grafico.
è stato somministrato in due varianti, perché sono state tolte le risposte multiple, è stato messo un triangolino là perché si voleva spingere almeno qualcuno su una tassellazione del triangolone, e sono stati tolti, sono state in due varianti ad alcuni gruppi, sono stati messi il triangolo su un lato con dei pallini, con dei puntini per suddividere in 6 centimetri, esatto. Queste vedete le modalità del lavoro riguardo ai gruppi, due gruppi, cioè un gruppo della primaria e uno della secondaria, i gruppi sono stati scelti dall'insegnante, e invece in altri due casi i gruppi si sono scelti, e questo qui è importante, quindi anche una riflessione veloce è che comunque converrebbe forse anche alternare le due soluzioni, perché le dinamiche sono veramente nettamente diverse. Allora, per quanto riguarda la primaria, io ero presente alla somministrazione della prova e la maggior parte ha utilizzato il disegno e la strategia del conto. Però ecco, quello che noi abbiamo rilevato quando ci siamo incontrate è che tutti hanno risolto il quesito. E quindi questa è la strategia appunto del disegno e del conto, quindi loro hanno provato a trovare il loro modo. Quello che a noi ci è venuto all'occhio è che tutti l'hanno dovuto ridisegnare. E quindi qua noi, ora magari non si vede perché ci sono io, qui loro hanno messo in evidenza che c'è un inizio di regolarità, ecco. Quindi utilizzano magari il disegno che non accorgendosi che non hanno costruito il triangolo equilatero, però hanno diviso le file anche per poterle contare. E queste invece noi abbiamo chiamato le strategie delle linee parallele, perché hanno ridisegnato un'altra volta e hanno fatto vedere come le potevano organizzare. Infatti l'hanno proprio detto: ho fatto le righe orizzontali dopo ho cominciato a disegnare i triangoli senza lasciare spazi liberi. Mentre invece nelle altre classi, in entrambe le classi a gruppi, una bambina ha proprio iniziato a tassellare ricostruendo e quindi riutilizzando quel triangolino che noi avevamo messo per avvantaggiare, però poi ci ha detto che era troppo poco preciso, quindi l'ha di nuovo ridisegnato, mentre invece in quell'altro gruppo proprio l'hanno abbandonato e hanno disegnato e lavorato sulla figura che gli era stata somministrata. Mentre invece qui hanno disegnato il triangolo un po' casualmente e senza utilizzare nessun tipo di... cioè qua ad esempio hanno proprio ripetuto il triangolo, e addirittura questo bambino l'ha messo a metà, io gli ho chiesto perché e lui mi ha detto perché così io conto questi e poi moltiplico per due e faccio prima. E invece poi si è reso conto che proprio non gli venivano perfetti. Mentre invece successivamente, insomma, qua si inizia a andare un pochino, io l'ho chiamato la strategia matematica perché, insomma, ci fa proprio tutta la spiegazione, anche come lui è arrivato a dire che nella prima fila c'è uno, insomma, ci spiega tutto. Mentre invece qui, nonostante loro hanno disegnato i triangoli malissimo, non si sono resi conto che dovevano per forza disegnarli tutti perfettamente, perché tanto avevano trovato la regolarità, quindi gli interessava poco. E la griglia che hanno proposto le colleghe è questa, quindi noi siamo partiti da cose molto semplici perché pensavamo di non essere poi in grado, effettivamente abbiamo avuto grosse difficoltà, però ci siamo rese un po' tutte conto che è stata facile da usare perché offre un'idea precisa sul modo anche di procedere dei bambini anche nell'immediato e durante la discussione, perché comunque per la discussione bene o male abbiamo 40 minuti quasi, noi anche dopo, poi insomma nelle ultime slide lo vedremo. E però due o tre indicatori per l'osservazione dell'argomentazione ci siamo resi conto che poi effettivamente non ci sono serviti, tipo ricerca l'aiuto dei compagni, oppure qual era l'altro, utilizza le idee degli altri, fa domanda all'insegnante. Questo a livello di osservare l'argomentazione ci interessa poco. Mentre invece questo è il lavoro che ho fatto nella mia classe, e io ho diviso la classe in 5 gruppi, anche io ho utilizzato la modalità del rally e ho chiesto loro di fare la bella. Soltanto in 2 gruppi su 5 non sono riusciti a costruire la bella, perché tutte le strategie erano venute fuori, erano considerate corrette e non si sono trovati d'accordo per scriverne una unica. E loro si sono scelti, perché proprio seguendo la modalità del rally io li faccio scegliere a loro come si devono organizzare.
E quindi queste sono le due varianti. Questo è il bambino che ha iniziato, si era reso conto che non gli veniva preciso e quindi mi ha chiesto il permesso, ovviamente, se poteva ritagliare il triangolino, e quindi ritagliando il triangolino effettivamente gli è venuto più preciso. Però il gruppo non l'ha seguito, il gruppo ha fatto proprio tutta un'altra cosa, quindi loro si sono messi lì, ognuno ha letto il suo, mentre invece questi hanno disegnato tutto perfettamente, righe a doppia squadra perfetti, e hanno iniziato a contare. E devo dire che in questo gruppo si sono scelti bambini utilizzando, loro mi hanno parlato dell'unità di misura, quindi loro hanno pensato che questo triangolo, cioè hanno pensato giusto, che questo triangolo rappresentasse l'unità di misura e che quindi doveva andare a ricoprire il triangolone, mentre invece un bambino ha utilizzato il parallelogramma e lui diceva che poi alla fine gli mancava uno, un triangolino, e quindi cioè si avvicina al senso, insomma, della regolarità, mentre invece in quest'altro gruppo hanno utilizzato questo, cioè lui ha visto che era, nonostante fosse detto che era un triangolo equilatero, lui ha utilizzato l'altezza, ha detto no, sì, i lati sono tutti uguali, per l'altezza voleva accertarsi di questo, e ha utilizzato secondo me una competenza, perché noi abbiamo lavorato su questo modellino e quindi si è rifatto nella spiegazione, nell'argomentazione a questo modellino, dicendomi che proprio lui ha tracciato le rigole orizzontali considerando l'altezza del triangolo, mentre invece questa bimba ha ragionato nello stesso modo ma poi ha abbandonato perché si è accorta che c'era questa regolarità. E niente, lo stesso in questo gruppo, hanno ragionato in maniera diversa, sempre a base triangoli. Il gruppo, quello più il ragazzo appunto del gruppo che non si sono trovati d'accordo è questo, e io sono rimasta basita perché non avevo ancora fatto, cioè le aree si stanno terminando ora, mi voglio scusare così, 6x6 36, nel gruppo l'avevano già contato, però sapeva che base per altezza è diviso 2, quindi ha diviso per 2, non gli veniva 36 come gli altri, allora ha detto rimoltiplico per 2 e poi ha detto che praticamente era perché quella era da mezzo centimetro. E noi siamo ancora lì, siamo sempre dentro a questo problema, ancora non abbiamo finito. Comunque la mia osservazione è che questi problemi servono tantissimo per, cioè, problemi invalsi anche un po' rivisti e tolte le risposte multiple, servono tanto per vedere le misconcezioni, insomma. Vai. Sì, questa è l'altra lastre, aiuto, delle medie, ma non è che è molto, molto diverso. Io avevo imposto e invece volevo un foglio unico per gruppo, e quindi spiegandogli che dovevano, se c'era stata discussione all'interno del gruppo, dovevano dirlo, ma volevo un'unica cosa. E oltre, quindi, ecco, per esempio, questo è un interessante, cioè un ragazzo in un gruppo è partito così, la formula base per altezza diviso 2, base per altezza diviso 2, nonostante ha consegnato imperterrito agli altri del gruppo la sua soluzione, al di là dell'evidenza, cioè l'evidenza mostra una cosa diversa, non mi importa, la formula è quella e bisogna che sia quello. Il gruppo non le ha dato retta assolutamente, no, perché ce n'era un altro, non l'ha seguito, e quindi hanno elaborato poi questo, 36, tutti i gruppi hanno trovato la soluzione, però ecco, hanno ritirato in ballo comunque un calcolo matematico, perché poi hanno detto nella discussione qualificava di più la risposta, in sostanza. E andando oltre, un altro gruppo invece, chiaramente quella del disegno delle parallele e del conto, vale su tutto, da notare proprio in questo gruppo, ho notato che nonostante ci fosse, cioè, una bimba molto brava e quindi molto precisa, e quindi anche l'esposizione è stata veramente buona, però ha lavorato lei, ecco, il gruppo non ha seguito. Gli altri hanno provato a seguirlo come potevano, ma questo non funziona però così. E poi oltre, ecco, poi in fondo ancora una regolarità l'hanno trovata, sì, andando oltre, qui lo stesso, ancora oltre, però tanto poi si vede. E ecco, in questo caso qui un gruppo motiva così: per fare ciò il procedimento è molto semplice, basta fare 6x6 e il risultato si trova, perché
il triangolo equilatero a tutti i lati uguali. A fronte di una mia faccia non proprio così, come mi sono girata, una bimba ha preso il foglietto, te l'avevo detto, e ha strappato tutto. e poi alla ferma lì, rimettiamolo tutto insieme. E, anche perché questo 6x6, come l'area del triangolo, insomma, mi ha spiazzato un attimino. E ci abbiamo, anche perché non, nessuno poi aveva visto il numero triangolare, la potenza, quindi ci si è lavorato dopo, insomma, lì per lì. Ecco, è stato un modo per parlarne, per provare a trovare, ora si vede dopo, dei quesiti ulteriori per lavorarci sopra. Anche, insomma, anche la nostra è stata una griglia molto, cioè, molto semplice. Abbiamo utilizzato prevalentemente gli aspetti a descrizione della situazione problematica, perché andando prima alla primaria mi sono resa conto che i bimbi spesso, quando ti raccontano il quesito, te lo rileggono, e quindi secondo me, cioè secondo noi nel senso del gruppo, era necessario che invece lo descrivessero questa situazione, insomma il problema, senza necessariamente dover rileggere il testo. E poi vabbè, formula delle ipotesi, anche cioè, come indicatore coerente o incoerente, perché anche nell'ambito di uno stesso gruppo loro ti dicevano ti formulavano l'ipotesi magari sentita dire da qualcuno e loro la ridicevano male perché in realtà non l'avevano capita. Poi vabbè, riconoscere ed espone le difficoltà del problema, quindi ho trovato delle difficoltà, questo soprattutto nella parte della discussione è venuta fuori, mentre invece la descrizione della situazione problematica e la formulazione dell'ipotesi è una cosa che viene a caldo, però anche noi abbiamo avuto la stessa difficoltà, cioè da soli con 24 bimbi divisi in gruppi è stato difficile, quasi impossibile. E un altro indicatore che per me è stato difficile è fa valutazione sui progressi del processo risolutivo, cioè ho questa idea e poi magari confrontandomi con gli altri capisco, ah no, se ti hai ragione. In alcuni gruppi è venuto così, in questi miei due gruppi è successo che ognuno è rimasto della propria idea e poi giustifica la sua strategia facendo riferimento a idee degli altri, a cose che ha appreso o che abbiamo fatto in classe, oppure a conoscenze matematiche che proprio anche, cioè, a cose, noi intendiamo a cose anche fatte e apprese che magari sono legate al loro vissuto, non necessariamente legate all'ambiente scolastico. E quindi quello per me più critico è stato fa valutazione sui progressi del processo risolutivo, però da un, cioè, mi sono trovata bene con questa griglia, la difficoltà è stato seguirli tutti, però effettivamente mi sono trovata bene. Io mi sono trovata in difficoltà, mi ha aiutato molto invece la discussione, cioè durante la discussione sì, perché a quel punto lì loro parlano l'argomento, seguirli mentre anche lavorano loro è complicato. Sì. E noi siamo in work in progress, questo è il nostro prossimo, perché lei fa parte del nostro gruppo. Questo è il nostro prossimo
gli approfondimenti su cui vorremmo insistere, lavorare col triangolo, ma dando non il triangolo isoscele. E poi invece no, equilatero, non equilatero, dando il triangolo isoscele, non quello equilatero, e capire se a questo punto una legge matematica l'hanno trovata, cosa succede, che questo ne provo in valsi, a volte capita. Se ti do un triangolo a 10 centimetri invece di disegnarmeli tutti, vediamo se a questo punto è capito. Ecco, così basta. Grazie, prego. Domande, osservazioni, ecco, vedete chi sono. Nella scuola media, perché la sequenza dei numeri disperi non c'è la maggior parte, visto nella primaria sì. L'hanno contati, infatti in alcuni casi sì, si vede, li abbiamo notato. Mi sembrava che fossero solo della primaria, invece l'hanno fatti, sì. In due gruppi, almeno i miei l'hanno scritto poi, non l'hanno scritto accanto, però abbiamo notato che a ogni livello diminuiscono di due i triangoli, fino ad arrivare a uno. Io ho saltato un po' di diapositive. Questa è della secondaria, questi sono della secondaria. I numeri triangolari, sì. E vanno secondo la potenza, una riga è 1, due righe 4. 1 più 3 fa 4. Sì. Anche perché insomma viene fuori una cosa geometrica, le figure si vuole. Sì, ma poi si riesce a rispondere a questa domanda, alla domanda quanti sono i triangoli se le righe sono 10, se si è capito bene questo, certo. Però per esempio io la mia seconda l'ho presa quest'anno, e se io vorrei dare questo problema alla mia prima, dove noi si è lavorato proprio sul numero in questo modo, e quindi sono convinta, no, perché mai bisogna essere convinti, però credo che magari lavorando anche in questo modo con la mia prima loro abbiano un attimino più non si mettono a disegnarli tutti, loro, ora non lo so il collega cosa aveva fatto, però io l'ho preso quest'anno, quindi non lo so se sono stati fatti, se l'approccio al numero è stato fatto così, però loro l'hanno notato, sì. Non tutti i gruppi, no, alle miei non tutti i gruppi. Infatti nel gruppo dove non si sono trovati d'accordo era perché uno diceva non importa disegnarli, no, si sono trovati a discutere. Sì. Ok, ci sono altre osservazioni? Faccio io un'osservazione e una domanda, una curiosità in realtà. Il problema che, a parte che avevo pensato esattamente agli sviluppi che dicevate voi, che secondo me sono interessanti quelli, una difficoltà che mi immaginavo, soprattutto per la scuola primaria, che è tipica di problemi invalsi, di questo tipo qui, vediamo se riprendo il problema iniziale, però mi sembra che dalle vostre non sia emersa. Allora, prima iniziale qui, sì, siccome ho visto che molti disegnano e poi fanno il conteggio, se tutti contano quella grigia. Ecco, allora, è capitato nella mia secondaria, loro hanno iniziato a contare da quella... E quindi le contano 35 invece che 36. No, poi si sono accorti che quella grigia era diventata 36esima. Sì, ce l'ho messo in... Sì, no, nel senso che è una tipica difficoltà, quella che siccome tu la evidenzi, quella non c'ho da riempirla, c'ho da riempire il resto. E quindi poi in classe cambia poco, perché hanno capito cosa... Nella prova invalsi può cambiare, perché se c'è scritto 35 o 36, tu magari hai capito cosa devi fare, ma segni 35 perché non segni quello. Noi avevamo messo il triangolino laterale, potevamo tranquillamente togliere, avendo messo la modifica, avevamo messo il triangolino accanto, quindi eventualmente sì, potevamo togliere quell'evidenziato. No, era per capire se c'era stata questa difficoltà. E poi una cosa invece che è più generale, un commento sulle griglie e su come, diciamo... Puoi andare, non ti è interrogata. E su come poi le griglie si possano evolvere rispetto anche a quanto avete raccolto. Qui, ad esempio, la griglia giustifica la strategia risolutiva proposta con riferimento a, no? È interessante quell'indicatore lì. Però rispetto poi ai protocolli che avete raccolto, secondo me
è interessante anche fare dei sottoindicatori. Per esempio, sulle conoscenze matematiche, corrette o non corrette? Perché ad esempio in un caso, no, facevano lato per lato per trovare l'area, e in un caso facevano base per altezza diviso 2, e poi sotto, coerenti in qualche modo, legate alla cosa che devono argomentare oppure no? Perché per esempio anche nel caso del quello corretto non era legato a quello che dovevano fare. Quindi questi sottoindicatori sono importanti e vengono a posteriori rispetto a quello che avete raccolto voi, perché appunto nei vostri protocolli in un caso c'erano conoscenze matematiche fra virgolette errate, in un caso conoscenze matematiche corrette, in tutti e due i casi le conoscenze matematiche poi erano comunque scollegate in questo specifico esempio da quello che dovevano andare poi a provare. Ok, grazie mille, facciamo pausa, ci prendiamo il caffè e poi quelli che devono presentare dopo mangino poco perché sennò poi si addormentano. Buonasera, io ho sperimentato anch'io per la prima volta ho inventato una griglia per osservare un'attività di argomentazione. Lavoro nella scuola secondaria di primo grado e siccome siamo vicini alle prove Invalsi, i miei ragazzi ho fatto due prove di simulazione delle prove Invalsi e dove devo andare? Qui? No. Quella là, la freccina lì. E mi sono accorta dalla correzione dei vari quesiti che alcune tipologie di quesiti gli risultavano particolarmente difficili. Di qui l'idea di preparare una prova con alcuni quesiti che fossero di quelle tipologie. La prova che ho preparato è questa, se si apre. Si è aperta? Sono 7 quesiti. Scelti da me su varie tipologie. Il primo quesito riguardava i calcoli con numeri molto grandi. Vai te. Il secondo quesito ragionava sulle potenze del 10. Il terzo quesito riguardava l'applicazione del teorema di Pitagora a fatti collegati alla realtà. Il quarto quesito riguardava il calcolo percentuale nel confronto di 3 anni successivi sul lavoro di un'azienda. Il quinto quesito, ancora di geometria, riguardava le applicazioni di formule relative al cerchio e alla circonferenza sulla lunghezza di una pista. E gli ultimi... Si è piantato? Ce n'era altri 2 quesiti, uno che tanto comunque ci rimando quesito per quesito. Sono fiducioso che tu li possa vedere. Il sesto quesito era su ragionare le relazioni tra i numeri, la somma di 2 numeri naturali pari, poi le rivediamo nella presentazione uno per uno. E l'ultimo quesito era sulla media matematica. Quindi e ora? Sì, non puoi uccidere anche. La consegna che i ragazzi hanno affrontato la risoluzione di questi quesiti lavorando in piccoli gruppi e la consegna era che poi dovevano argomentare le soluzioni o tentativi di soluzioni trovate raccontando le strategie adottate dal gruppo. La tempistica, ho dedicato 2 ore all'attività di risoluzione dei quesiti a piccoli gruppi e 2 ore per l'attività poi argomentazione. Siccome l'orario delle medie è quello, ho dovuto fare l'attività in 2 giorni diversi. Però non gli ho dato la possibilità di correggere se avevano fatto degli errori, perché poi se andavano a vedere su internet la risoluzione dei quesiti Invalsi avrebbero imbrogliato. Quindi la seconda mattinata siamo partiti direttamente dalla fase di argomentazione. Gli ho reso gli elaborati che mi avevano dato, si sono organizzati e siamo partiti direttamente dalla discussione. I gruppi, ho formato 3 gruppi con 3-4 ragazzi ciascuno. Devo dire che la mia classe è molto, sono fortunata perché non sono molto numerosi, perché abbiamo dei casi di ragazzi particolari e quindi sono pochi. Siccome volevo che i gruppi avessero un certo equilibrio, ho scelto io i 3 capogruppo e poi gli altri, il capogruppo, si sono formati la loro squadra. Qui ora rimando a quesito per quesito. Quesito 1. No. Sì, devi essere fiducioso. Non so se ho pigiato. Non riconosci la mano del padrone.
calcoli con numeri molto grandi nell'ambito del numero, era la prova INVALS del 2014 e il quesito diceva che questo, in Italia secondo gli ultimi dati forniti dall'Istat ci sono circa 600 automobili in ogni 1000 abitanti, gli abitanti dell'Italia sono circa 60 milioni e un'automobile è lunga mediamente 4 metri. Immagina di posizionare tutte le automobili che ci sono in Italia una dietro l'altra formando un'unica fila continua, quanti chilometri sarebbe all'incirca lunga questa fila? Con i vari indicatori ho lasciato proprio le prove così come presentate all'Invalsi, perché tanto si devono abituare. E poi c'era scrivi i calcoli che hai fatto per arrivare alla risposta. Quello rosso? Sì. Quello giallo. Poi sei uguale, lo butti giù con le poi pigiali. Ogni gruppo doveva risolvere tutti. Sì, sì. E ora? E vado avanti. Ah, allora, il gruppo 1 ha dato la risposta di hanno sbagliato. La cosa interessante è che è l'unico gruppo che ha fatto la strategia corretta, ma hanno fatto un errore di calcolo, hanno perso uno zero a un certo punto e quindi hanno scelto l'opzione sbagliata. Fra l'altro il secondo giorno appena l'hanno riguardato, Dio buono, abbiamo sbagliato di uno zero. E io però non gli ho dato l'opportunità di correggersi. Mentre il secondo e il terzo gruppo hanno risposto correttamente, ma a caso, perché il secondo gruppo ha fatto una risoluzione sbagliata dimenticandosi uno dei dati necessari, quindi hanno cliccato la risposta giusta che l'Invalsi gliel'avrebbe data giusta la prima, poi nella giustificazione non avrebbero preso il punteggio. Il terzo gruppo sono partiti benissimo, hanno fatto tutti i calcoli, non sono stati attenti al fatto che la macchina era in metri e le soluzioni erano in chilometri, siccome gli veniva un numero strano hanno inventato l'ultima operazione, hanno risposto giusto, però non era corretta la strategia. Riflessioni, le difficoltà che hanno trovato sono soprattutto nei calcoli con numeri molto grandi e nessuno ha pensato di utilizzare la notazione esponenziale con le potenze del 10. Devo dire che questo forse è anche un po' colpa mia, perché dalla metà della seconda media nelle verifiche di matematica utilizzano la calcolatrice e si sono impigriti in una maniera impressionante e anche le cose semplici si incasinano, fra virgolette. E dai, ho pisciato? Quesito 2. Nel quesito 2... La mano del padrone. Il quesito 2 era quello delle proprietà delle potenze e questo è stato un caos. La decima parte di 10 alla ventesima è 10 alla decima, 1 alla ventesima, 100, 10 alla diciannovesima. Non vi dico quel che è venuto fuori, cioè ve lo dico. Se ci mettevi nessuna delle precedenti vincevi. Può darsi. No, è interessante. Allora, il primo gruppo ha dato la risposta errata, ha fatto l'operazione messa bene, 10 alla ventesima fratto 10, poi ha risposto 1 alla ventesima, si sono inventati le proprietà delle potenze. 10 diviso 10, 1, 1 alla ventesima. Il secondo gruppo hanno azzeccato la risposta ma non hanno saputo spiegare perché. Forse le proprietà delle potenze gli risuonavano nella testa ma non l'hanno esplicitate nella spiegazione, forse a caso. Non lo so dire. Il terzo gruppo... si sono bloccati subito a capire la decima parte di I, non avevano capito cosa dovevano fare, poi che cosa hanno fatto? Quando hanno capito che era dividere per 10, hanno scritto un 1 con 20 zeri sopra, il 10 sotto, hanno cancellato uno 0, l'hanno fatta così. Però, questa è colpa mia, mi sa, non lo so, dove devo andare ora? Qua. Quindi l'osservazione mia, nessuno dei gruppi ha consapevolmente utilizzato la proprietà delle potenze, con mio grande dispiacere e stupore, perché devo dire che è una delle cose su cui si insiste in maniera proprio, nemmeno quelli bravi, quindi proprio. Terzo quesito era quello relativo al teorema di Pitagora e qui la soddisfazione l'ho avuta. Posso dire una cosa velocissima? Dimmi. Una cosa trasversale che è però interessante rispetto a quello che ha detto. Come l'argomentazione anche sbagliata ci dia un feedback importante. Infatti quello che ha detto è quelli che non hanno saputo argomentare, tra l'altro hanno risposto correttamente, se ho capito bene, non so dire cosa hanno fatto. Cioè, invece se anche avessero risposto scorrettamente ma avessero raccontato bene quel che avevano fatto, io avevo elementi per capire quello che avevano fatto, quindi l'importanza anche per noi di abituarli a raccontare quello che fanno. È forse un limite mio perché l'osservazione l'ho fatta sull'argomentazione, ma i gruppi l'ho lasciati lavorare indipendentemente, non potevo avere il controllo su tutti, quindi ho lavorato poi sull'argomentazione.
Questo Leonardo vuole costruire una mensola come quella in figura, la parte sporgente delle assi della mensola è di lunghezza uguale a quella del lato del quadrato centrale e poi c'è la figura, dimmi, giù. Aspetta però prima di vedere che sei qui. Ah ecco, ora ho capito. Qui sotto è riportato lo schema della parte posteriore della mensola con le misure, affinché la mensola sostenga il peso dei libri è necessario mettere una sbarretta d'acciaio che vada dal punto A al punto B come quello dello schema. Poi ci sono i distrattori e poi scrivi come è fatta a trovare la risposta. Questo l'hanno fatto bene tutti. Tutti hanno risposto correttamente e hanno dato la giusta strategia risolutiva. Chi ha costruito il rettangolo ha notato che AB era la diagonale del rettangolo e chi ha fatto proprio solo il triangolo rettangolo, però tutti hanno riconosciuto che serviva il teorema di Pitagora e hanno risolto correttamente. Cosa c'è stato di diverso nei vari gruppi? Come sono arrivati a calcolare la radice quadrata? Perché alcuni hanno fatto i calcoli e poi ci sono arrivati più o meno 16 e quindi hanno fatto bene. Un gruppo, essendoci distrattori, non sapendo come fare la radice, ha fatto i quadrati, ha fatto la cosa al contrario, ha trovato quello più vicino al 16, però tutti hanno fatto bene e questo ci ha dato l'opportunità di discutere su questi modi per arrivare alla radice quadrata. Fra l'altro, non avendo la calcolatrice, è una delle cose che mi chiedono, ma se mi capita nell'invalsi come faccio? È una delle cose che gli fa paura nella risoluzione della prova invalsi. Gli ho rifatto notare le terne pitagoriche e poi si devono svegliare, non lo so. Che dici? Gli ho detto che io quella mattina gli devo di solo leggi con attenzione e fai del tuo meglio, quindi io ho detto. Oppure vai con una maglietta con le tavole. Potrebbe essere un'idea, se non nota nulla la presidente lo potrei fare. Se ti chiedo qual è la radice di 5? No, io... ci sono i colleghi di lettere. Ma te non dici niente? C'è scritto io passo, no. Se c'è la maglietta con le radici si può fare. La tavola delle radici. Il quesito 4. Oh, sì, è andato. Il quesito 4 è tratto dagli invalsi del 2012, le percentuali. Una grande azienda, questo c'è spesso, è un ricorrente, una grande azienda nel 2009 aveva 100 impiegati, nel 2010 il numero degli impiegati è diminuito del 20% rispetto al 2009, mentre nel 2011 è aumentato del 20% rispetto al 2010. Al termine dei due anni gli impiegati sono diminuiti del 4%, diminuiti del 10%, aumentati, eccetera. E qui un gruppo l'ha fatto bene, già mi sono stupita. Il gruppo 1 ha impostato tutto fatto nel modo giusto, però poi non avevano capito che dovevano confrontare il primo e l'ultimo anno, quindi si sono legati, secondo me a un certo punto sono andati a caso, perché avevano, cioè il filo di ragionamento seguiva le operazioni fatte e poi abbiamo scelto quella. Il secondo gruppo ha dato la risposta sbagliata, è il solito gruppo che quando non, niente, hanno, secondo me non hanno né schematizzato i dati, né hanno detto no, per noi la risposta è C, mentre il terzo gruppo si sono messi lì e hanno schematizzato la situazione dei tre anni, si sono fatti tutti i calcoli con le percentuali, hanno confrontato e hanno dato la giusta risposta. Un'osservazione per questo quesito è il fatto di riuscire a schematizzare, forse non avevano compreso il testo, non lo so, no, non ce la faccio. La difficoltà è stata nel comprendere che bisognava, secondo me, confrontare il primo e l'ultimo anno. Accelero. Quesito 5, questo anche è stato interessantissimo, era quello della misura della pista. Il cerchio e la circonferenza e la figura rappresenta lo schema di una pista formata da due archi di circonferenza, raggio 50, due tratti rettilinei di 100 metri ciascuno, perpendicolari nel punto medio, la lunghezza della pista. Scrivo i calcoli che hai fatto per arrivare alla risposta. Allora, il gruppo 1 si sono messi lì, hanno calcolato la misura della circonferenza, sono riusciti a calcolare l'arco di circonferenza, poi hanno calcolato anche l'area del cerchio e nella risposta finale ci hanno messo l'area più pezzi rettilinei. Il gruppo 2 hanno correttamente calcolato la misura della circonferenza, ma poi candidamente hanno detto non sapevo come togliere la parte di arco che non c'era, quindi hanno sommato le due circonferenze per intero e tratti rettilinei. Il gruppo 3, area del cerchio più tratti rettilinei, e anche loro hanno detto non so come calcolare la parte da togliere.
Quindi a commento, due dei gruppi hanno confuso l'area con la misura della circonferenza, o forse non hanno ben capito il problema e quale delle due grandezze doveva entrare in gioco, e nessuno dei gruppi ha riconosciuto che la porzione di arco mancante corrispondeva a un quarto di circonferenza. Questo gliel'ho fatto osservare, e sono rimasti stupiti. E il gruppo che aveva fatto l'arco si ricordava la proporzioncina che si era fatta in seconda, quindi insomma, da una parte apprezzabile, dall'altra boh. L'ultimo quesito era quello della media matematica, no, non è l'ultimo, il penultimo, scusate, sono tanta lunga. Il penultimo quesito era quello dei numeri, e anche qui è stato interessante perché tutti hanno risposto correttamente, però due gruppi si sono limitati a dare degli esempi, hanno dato gli esempi per giustificare la risposta, e solo un gruppo ha completato correttamente, secondo me, scrivendo la somma sarà pari perché aggiungendo uno a entrambi i numeri è come aggiungere due, e quindi se era pari prima resta pari. E interessante perché degli esempi giustamente avevano scelto solo due numeri pari e due numeri dispari, e quando gli ho chiesto perché non avete fatto l'esempio col numero pari e il numero dispari, mi hanno detto ma che ci dice professoressa, non sarebbe stata pari la somma iniziale, quindi insomma un po' di ragionamento l'avevano fatto. E questo quesito ci ha offerto l'occasione per riflettere sull'uso di esempi e controesempi in matematica, perché l'esempio da solo non basta per dare una generalizzazione, un controesempio per contraddire una cosa basta, quindi gliel'ho fatta osservare un po' io. L'ultimo quesito era quello della media matematica, non ve lo faccio vedere, vado direttamente. Il primo gruppo ha applicato la strategia corretta, hanno ricostruito, erano 10 classi, la media era di 22, quindi hanno ricostruito il totale facendo la formula contraria alla media e tutti i calcoli. Il gruppo 2, il solito, ha fatto una strategia, questa volta no, si erano applicati ma hanno fatto un errore di calcolo e quindi non sono arrivata alla risposta giusta. E il gruppo 3 è arrivata alla risposta corretta, però partendo dai distrattori che erano dati dall'Invalsi e tornando indietro. E questo io l'ho fatto osservare che là quando sono davanti alla prova, comunque se ci sono dei distrattori con le scelte multiple, è una strategia che può essere vincente tornare indietro. Se non ci sono, no, ma se ci sono. Sì. La discussione collettiva, nel momento dell'argomentazione tutti i gruppi hanno argomentato su ogni quesito e io mi sono servita di una griglia che ho fatto io, e la griglia è questa. Dimmi che si apre. Sì, ora ho fatto del casino. Ok, avevo messo la chiarezza, espone in modo chiaro e preciso, utilizza un linguaggio appropriato, adatta il registro espositivo in base all'interlocutore, molto, abbastanza, poco. La qualità, la completezza espositiva, ricostruisce la situazione problematica, sì, no, riferisce direttamente il processo risolutivo, sì, no, utilizza diversi sistemi di rappresentazione, sì, no, quali, fornisce esempi o controesempi. La correttezza, utilizza conoscenze matematiche appropriate, qui è saltato qualcosa, non lo so, compie errori di calcolo con stime di, l'avevo un po' messe, stime di grandezza, utilizzo delle proprietà delle potenze, divisione a più cifre, conversione delle misure, calcolo delle radici, utilizza la strategia appropriata alla situazione e procede in modo coerente alla strategia proposta. Queste sono le cose che via via che argomentavano mi segnavo. Che cosa è successo? Che mentre la seconda e la terza parte ce la facevo abbastanza bene, la prima parte, quella della chiarezza, mi ha creato abbastanza difficoltà, perché o erano confusi e quindi poco tranquillamente, oppure o non riuscivo a esprimermi, mettevo sempre abbastanza, e poi la completavo sempre in fondo rispetto alle altre. Quindi senz'altro la griglia va rivista, va ripensata, però un primo cambiamento che mi è avvenuto è di mettere la chiarezza così com'è in fondo invece che prima, perché magari a concludere il ragionamento. E che devo fare? Scusa. E quindi qui ho messo quei commenti. La prima parte è quella, la chiarezza espositiva è quella che mi ha creato più difficoltà, eccetera, eccetera. Ve l'ho già detto, quindi qui c'è la seconda griglia in cui semplicemente ho invertito la prima e la seconda parte, quindi non è, però si vede male, mi dispiace. E le conclusioni, l'attività è stata stimolante intanto per me, per mettermi in gioco in prima persona. E la stesura della griglia mi ha creato abbastanza difficoltà, perché prima di tutto ho dovuto riflettere su cosa per me è importante che venga fuori quando i ragazzi argomentano sulla matematica, quindi non è banale. E poi l'altra difficoltà che ho trovato, che non ho messo, a volte il pensiero e la scrittura, cioè riscrivere quello che avevo in mente, cioè mi ci è voluto un po' di tempo.
Poi mi è servita anche per fare questa attività con i ragazzi, nel far emergere le difficoltà che incontrano e cercare di capire quali sono i loro ragionamenti per correggerli, e la speranza è che almeno quando affrontano la prova questi tipi di errori non li ricommettano, però non lo so se spero troppo. Basta, ho finito. Grazie. Qualche commento, osservazione? Sì, aspetta, intanto esco, intanto mentre aspetto commenti o osservazioni se ci sono, qui era riaperto questo, però non è centrato, vabbè, più o meno si vede, credo, sì. E, io sono due cose velocissime, una che è legata anche alla prima o seconda presentazione che si è vista, non mi ricordo, è il fatto che se si fanno griglie sull'argomentazione si possono fare specifiche per l'orale, specifiche per lo scritto o generali e poi confrontare le differenze, perché magari alcuni che argomentano male oralmente, argomentano bene per scritto e viceversa. Un'altra invece è più specifica per un quesito che mi ha colpito, che a volte i distrattori impongono, diciamo, il procedimento invece dell'uso dei distrattori. E il quesito in specifico è quello sulle percentuali. Perché il quesito sulle percentuali è un classico, gioca su un classico misconcetto, che se aumento e se diminuisco e poi aumento la stessa percentuale non cambia niente. Nei distrattori non c'era non cambia niente, perché se ci fosse stato non cambia niente, l'avrebbero scelto senza fare calcoli. Siccome nei distrattori non c'erano, e se non ci fossero stati distrattori tanti avrebbero detto non cambia niente. Siccome i distrattori non c'erano, non cambia niente, si sono messi a fare calcoli. E viene meglio, le risposte vengono sicuramente meglio. Quindi anche questo aspetto qui, non solo i distrattori che li uso e li vado a provare, ma come se scelgo dei distrattori posso sceglierli in modo che un certo tipo di risposta molto, diciamo, probabile, legata a dei misconcetti piuttosto frequenti, viene esclusa, e a quel punto non posso più basarmi sull'intuito, mi devo mettere a fare qualcosa. E tipicamente sulle percentuali questo è un gran classico, perché sulle percentuali molto spesso ci si sbaglia proprio perché si va intuito e l'intuito ci frega spesso e volentieri. Le lezioni precedenti c'era quello. Sì, sì, infatti l'hanno tolta perché era un disastro, era un massacro. Ok, grazie. E allora l'ultima ultima ma non ultima, è la presentazione. Eccoci qui. Lauretta Pitti, in due, no, siete? Tra l'altro no, approfitto mentre vengono per dire anche che ho piacere del fatto che due su cinque presentazioni siano legate a seminari che abbiamo fatto di là, quindi che anche seminari, diciamo, quelli con esperti eccetera eccetera, poi in qualche modo uno era quello sulle tovagliette che l'abbiamo fatto l'anno scorso e uno quello sulla bilancia. Qui lo sa come si può andare avanti con questo? Ti metto qui il microfono. Questo? Sì. Questo qui. Vai, io ti posso si vede. Aspetta. Allora, questo è quello. No, si è spostato. Ah no, perché si è spostato questo. No, è qui, ho spostato quello e ora speriamo che ritorni. Sì, ritorna. Allora, se te lo metto così, praticamente se vuoi, è la cosa più migliore, che qui vedi cosa vedo allora, qui vedi quello che viene dopo. Perfetto. Allora, dunque, noi abbiamo preso spunto dall'aggiornamento che abbiamo fatto, come si chiamava la professoressa napoletana? La professoressa Mellone, non so se qualcuno di voi ha assistito a questa cosa, e quindi siamo partiti, siccome siamo in una terza primaria, dal peso e quindi dalla bilancia. E quindi abbiamo chiamato questo lavoro dentro la bilancia, la classe è una classe terza primaria con 23 alunni, con una bambina con gravità e con un DSA grave. E quindi niente, abbiamo fatto questa attività e abbiamo iniziato, è questo da pigiare? Sì. Abbiamo iniziato a presentarli la bilancia analogica. Quindi la bilancia analogica, abbiamo osservato, appunto, abbiamo cercato di capire quanti e quali elementi, di quale e quanti elementi fosse costituita. E l'elemento a cui abbiamo dedicato maggiore attenzione, maggiore tempo, è chiaramente il quadrante. Quindi loro hanno visto che il quadrante
ecco, si vede meglio qua, è fatto in un certo modo, chiaramente non hanno letto i numerini che ci sono sotto perché avrebbero capito subito, ma hanno visto che quell'uno era un chilogrammo, quel 2 erano 2 chilogrammi, però chiaramente non hanno capito subito quanto valeva il 2, quanto valevano il 4 e più che altro quanto valessero le staghettine, le 7 tacchette tra lo 0 e il 2, tra il 2 e il 4. E quindi qui abbiamo iniziato la nostra argomentazione. E abbiamo poi fatto fare un sunto, un riassunto, perché sennò diventava una cosa immensa. Non so se ci leggete, io non ci leggo. Vai, leggi te. Perché la maestra Lauretta ci ha portato una bilancia analogica, ci ha disegnato il quadrante della bilancia e abbiamo capito che tra ogni chilo c'erano degli ettogrammi a due, 2, 4, 6 e 8. Tra gli ettogrammi c'erano 7 tacchette. A questo punto la maestra ci ha chiesto, quanto vale ogni tacchetta allora? Qualcuno ha risposto 5 grammi, ma la maestra contando ha detto di no. Qualcun altro ha detto 15 grammi, ma di nuovo non era quel numero. Io ho detto 50 grammi, ma invece che arrivare a 200, siamo arrivati a 400. Quindi, visto che 200 è la metà di 400 e visto che per fare 400 ci volevano 50 grammi, bastava fare la metà. Avevamo la risposta, La risposta in mano. 25 grammi. Questo è un po' il riassunto delle tacchette. Poi dunque, per questa prima attività, i tempi e modalità di lavoro, l'osservazione e l'argomentazione ci ha portato via un'ora, l'ipotesi individuale orale 30 minuti e l'argomentazione collettiva sulle ipotesi e conclusione un'altra ora, chiaramente tutte diluite nelle varie giornate. Dunque, dopo questo, la seconda attività, abbiamo fatto degli esercizi di stima con verifica pratica, quindi loro dovevano dire prima quanto secondo loro pesasse lo scotch, pesasse una matita, la gomma, varie bottiglie, la bottiglia di un litro. E poi quindi da lì abbiamo anche capito che se si cambiava il contenitore, quindi il concetto della tara, no? Ma allora se cambia la tara. Quindi abbiamo lavorato un po' su tutte queste cose. E quindi questa parte ci ha portato via un'ora, no? Insomma, diciamo, forse anche di più, insomma. Dunque, la terza attività, poi, la consegna, quella su cui abbiamo lavorato di più, è stata la domanda, ma noi abbiamo usato questa bilancia, no? Abbiamo visto questa bilancia, ma cosa c'è veramente dentro la bilancia? Come fa la bilancia a funzionare, no? E rifletti e spiega per scritto come è ragionato. E qui è venuto fuori il mondo. Ora noi abbiamo messo qualcosa. E leggi te perché sì. Allora, ipotesi, cosa c'è dentro la bilancia analogica? Io avevo detto che dentro la bilancia c'era una molla che praticamente faceva pressione sulla scatoletta e il peso viene mandato alle lancette. L'altra, nel piatto della bilancia ci devi mettere un peso che arriva a una molla che è attaccata a una specie di parallelepipedo che si muove più in basso. Se la cosa pesa di più e di meno, se è più leggero. Che si muove a seconda quindi di quanto possa pesare. Poi il peso arriva a una rotina che arriva alle lancette. E poi invece qui la bambina ha rappresentato quel disegno e ha ricreato invece che il quadrante della bilancia, quello dell'orologio, perché aveva rindividuato i numeri, e c'è scritto c'è una molla, sì, la bambina, con gravità. E poi vabbè, qui c'erano altre cose, dei bambini. Questa aveva fatto un disegno proprio da... No. Questo è veramente, è stata una sorpresa anche per noi, perché lui l'ha fatta proprio... Cioè la bilancia è semitrasparente, però era... Anche lui scrive il quadrante dell'orologio. Anche lui mette il quadrante. Sì. Quadrante dell'orologio. O lui o lei, non so se è lui. Ma lui proprio ruota per tarare, perché aveva visto che c'era la rotina, la lancetta, poi il tubicino che fa muovere la rotella, la rotella e poi la molla, ecco, poi il piatto. E comunque tutti hanno individuato la molla, ora se no si perde troppo tempo. Qui ci sono altri disegni, qui altre cose, non so, ecco, anche qui altri disegni,
si abbassa la molla, metti qualcosa, si abbassa la molla, la ruota gira, ci ha messo una ruota, quella anche la lancetta. E poi la lancetta, e poi qui l'ha fatto vedere praticamente, l'ha ridisegnato però senza... con l'oggetto dentro e quindi è un po' più basso. È un che fanno tutti riferimento all'orologio, perché è l'orologio esperienza quadrante, anche questo, con la lancetta di un orologio. Sì, sì. Riferimento all'orologio. Che desce, invece che decide. Non abbiamo corretto niente. No, aspetta, è saltato uno. Ho saltato uno? Questo. Ecco, poi, per verificare le ipotesi, noi abbiamo detto, non ci resta che aprire la bilancia. E vedere bene come loro, no, non la rompere, no, assolutamente. E allora abbiamo deciso di smontarla, perché c'erano delle viti e loro hanno capito perfettamente cosa andava svitato. E quindi abbiamo visto bene i vari pezzi e quindi i vari meccanismi che ci sono dentro. E quindi dopo aver osservato attentamente hanno rappresentato graficamente l'interno della bilancia. E quindi di molle ce n'erano ben tre. Qui ci sono vari disegni. Questo è il disegno della bimba, sì, in difficoltà. Cioè, questo. Con, ecco, questo qua, perché c'era la molla iniziale che era attaccata a un'altra molla più lunga e poi era tutto collegato alla molla anche della rotellina per la taratura. E poi questa seghetta, cioè questo pezzetto di plastica seghettato era attaccato alle lancette del quadrante. Quindi loro hanno attaccato proprio, cioè hanno capito tutto il meccanismo. Poi altri disegni, va bene. E qua i tempi di lavoro, l'ipotesi individuale scritta le abbiamo dato 30 minuti, poi la scomposizione dei vari elementi, ancora 30 minuti, rappresentazione grafica del meccanismo e argomentazione collettiva sul funzionamento, quello vedendolo chiaramente è stato più veloce. Ecco, e qui poi noi abbiamo, siccome noi avevamo una terza, non si poteva fare il lavoro della prof napoletana, e quindi abbiamo comprato da internet una scatola di molle. E questo è il mio cellulare. scusa. E quindi praticamente li abbiamo fatto vedere. E le varie cioè hanno scelto loro una molla che potevano prendere, scusate. Sì, vabbè, ora via. E hanno scelto una molla e si sono messi a piccoli gruppi scelti da loro stessi, non siamo stati noi a decidere il gruppo, e quindi la dovevano praticamente osservare e descrivere un pochino, no? Il colore, la forma, la lunghezza, altre cose da aggiungere, per esempio argentata, cilindrica, lunghezza 4,3 cm, quindi hanno usato il righello, le misure, altre cose da aggiungere, la molla a due anellini, che sono due fuori da degli anellini della molla, non si può spezzare. Quando si allarga, non se la lascia a riposo. Quando si allarga non se la lascia a riposo. Qui hanno disegnato... No, quando si allarga, se la lasci sta a riposo. Ecco, se la lasci sta a riposo. Qui un'altra molla, si allunga poco, perché poi loro hanno visto che ci sono vari tipi di molle. Ci sono quelle più, cioè che si allungano di più, che sono più elastiche, e quelle che invece sono più rigide, no? E quindi anche questa, la molla è formata da anelli, eccetera, eccetera. Questo? Sì. Ecco, questo... Invece la seconda parte, loro hanno fatto degli esperimenti di pesatura con queste molle. Cioè con la molla che avevano loro hanno dovuto pesare sempre in piccolo gruppo e le abbiamo detto fate delle pesature, questo l'hai fatto più te, sì. E dovete registrare i dati che avete ottenuto. E quindi ecco questi per esempio hanno fatto una specie di tabella, perché hanno messo... Sì, no, su indicazione le abbiamo detto. Questo su indicazione. Lunghezza della molla all'inizio e lunghezza della molla alla fine, quindi avevano dei pesi che non cambiava la lunghezza della molla in pratica. 200 grammi cambiava di poco, 300 grammi, 1 chilo. E qui hanno scritto quando abbiamo pesato il primo peso,
non ha cambiato la lunghezza. Quando abbiamo pesato il secondo, la molla si è aumentata di 3 cm, quindi hanno spiegato tutto. Era interessante quella di Emma. Questa qua. Quindi abbiamo notato che ogni 100 grammi la molla si allunga di 0,5 cm, ma quando si mette un chilo si allunga molto di più, perché non abbiamo proseguito di 100 grammi, ma di 100 grammi, ma abbiamo messo direttamente un chilo. Un chilo. Poi un altro gruppo invece, di cui non c'era la foto, la bambina aveva provato mezzo chilo, un chilo, e poi voleva il peso da 2 kg per vedere se raddoppiava la proporzionalità. Però ha notato che non c'era, e quindi anche lì, ma la molla, controlliamo, la molla ritorna sempre a riposo, non ritorna, poi è più dilatata e meno dilatata rispetto all'inizio. Sì. E qui argomentazione collettiva dei vari lavori di piccolo gruppo e poi la conclusione scritta. Ecco, la conclusione scritta non l'abbiamo finita, sono alcune cose che loro hanno concluso, e quindi prima di pesare abbiamo misurato la molla a riposo per capire di quanto può essere allungata, non sempre abbiamo potuto vedere l'allungamento della molla, alcune molle erano più dure di altre, quando il peso era grande la molla si è allungata molto, alcune molle dopo delle pesature sono rimaste allungate anche senza il peso attaccato, quindi non ritornavano a riposo. Quando abbiamo messo 5 pesini da 100 grammi l'uno, la molla si è allungata di 2, cm, ma quando abbiamo messo un chilo, la molla non si è allungata il doppio, ma di più, 6,2 cm. Ma allora non sono sempre giuste le molle? Hanno detto, cioè ci vogliono... Quando abbiamo fatto il disegno, abbiamo fatto vedere la misura della molla a riposo e il suo allungamento. Tempi di lavoro, qui ci è voluto molto di più, 2 ore per gli esperimenti e poi 1 ora per l'argomentazione e 30 minuti per l'osservazione. Ecco, e poi qui abbiamo, qui è il punto dolente, sì. Perché, cioè gli aspetti e gli indicatori. Ecco, noi abbiamo cercato di fare, che poi ora sentendo gli altri, forse noi abbiamo sbagliato, perché questi li abbiamo considerati tutti aspetti. In realtà gli aspetti sono solo ascolto e comprensione, chiarezza e correttezza, gli altri sono indicatori. E quindi noi abbiamo messo ascolto e comprensione, ascolto dell'adulto, ascolto del coetaneo, che quindi se sono indicatori dovrebbero essere usati con l'azione, no? Cioè sa ascoltare... No, va bene, ascolta, cioè, ascolta, più che sa, ascolta. Ecco, ascolta il coetaneo, poi rispetta il proprio turno dell'argomentazione, comprende il comando scritto richiesto, perché noi abbiamo messo orale e scritto, formulazione ipotesi su un fenomeno proposto, quindi sa formulare delle ipotesi su un fenomeno proposto, comprende le ipotesi fatte dagli altri, verifica le sue e le altrui ipotesi e formula una conclusione, sa formulare la conclusione. La chiarezza, sa farsi capire dall'adulto, sa farsi capire dal coetaneo, usa termini linguistici specifici in riferimento alle attività proposte, naturalmente, espone la propria ipotesi in modo completo e coerente, ha la capacità di sostenere la propria idea e di confrontarsi con l'altro. La correttezza, sa rappresentare graficamente l'ipotesi, rappresenta graficamente un fenomeno dopo la sua osservazione, quindi con il caso della bilancia, descrive per scritto un'ipotesi, descrive per scritto un fenomeno osservato e argomenta riferimento alle conoscenze matematiche, quindi in questo caso il sistema di misurazione internazionale. Poi avevamo fatto anche degli indicatori e quindi avevamo messo sa usare il sistema di misurazione internazionale, quindi la lunghezza e il peso, sa rappresentare con disegni, sa rappresentare con tabelle, comprende consegne orali, comprende il punto di vista degli altri, il punto di vista degli altri lo sa utilizzare, sa confrontarsi con gli altri, esprime strategie o ipotesi di soluzione, sa raccontare in modo coerente e ordinato il proprio punto di vista e sa dedurre le conclusioni. Le criticità e le difficoltà nei tempi di argomentazione, perché se si volesse dare tempo, come si dovrebbe fare, a tutti di parlare e dargli a tutti lo stesso tempo, cioè, faremo delle lezioni infinite, e quindi questa è la difficoltà. E poi la difficoltà nel lavoro di gruppo,
perché noi tutte le volte che li facciamo lavorare in gruppo aumenta il tono della voce, e quindi c'è un po' di caos, e poi le dinamiche relazionali, non sempre, ci sono alcuni che non riescono sempre a lavorare in gruppo, però noi ci proviamo sempre lo stesso. Sì? Aspetti o indicatori? Indicatori. Tanto poi vi rimangono, se le attrici e autori dei vari ci lasciano il permesso. Abbiamo messo i punti interrogativi e gli indicatori perché avevamo dei dubbi. Avevamo dei dubbi. Intanto grazie, che mi sembra che è stato proprio il senso. Allora, commenti, un lavoro enorme mi sembra, quindi. Quelli prima e poi sono gli indicatori. Cioè, siete riusciti, sono tanti, mi chiedevo se eravate riusciti a prenderli in considerazione tutti. Sì. Nel complesso, sì. Sì, nel complesso non è la prima volta che lavoriamo con l'argomentazione. Però sì. Insomma, anche perché sono 3 anni che lavoriamo in questa classe, quindi un po' i bambini si conoscono e cerchiamo... Cioè, in effetti noi ogni volta che presentiamo un argomento nuovo cerchiamo sempre di partire dall'argomentazione, cioè a stimolarli a parlare su questa cosa, no? Per esempio il perimetro, no? Abbiamo parlato ultimamente del concetto di perimetro, abbiamo messo alla lavagna la parola perimetro. Allora, ognuno di loro mi ha detto, ma che cos'è il perimetro per voi? Allora abbiamo messo tutte le parole, tutti i collegamenti, per dire, quindi sono abituati a parlare, a argomentare. Certamente ci vuole un sacco di tempo. No, facile no, facile no, facile no. Però insomma si cerca di... Sì, noi siamo sempre in compresenza perché lei è il sostegno, un sostegno speciale che quindi lavoriamo sempre insieme, capito? E quindi è una grande fortuna. Sì, e non solo fortuna, nel senso che spesso e volentieri l'insegnante di sostegno non ha tutta questa attenzione, invece dovrebbe essere, invece, è insegnante della classe e quindi dovrebbe essere considerato, infatti, però a volte non viene fatto. Noi cambiamo le materie, quando faccio io, cioè quando seguo la bimba io e lei fa lezione, cioè, capito? Sì, è anche un modo per dare la stessa importanza anche agli occhi dei ragazzi, infatti, non solo dal punto di vista formale, diciamo. Cioè, hanno il rapporto con me come con lei. Fatti, cioè, non c'è assolutamente. Però appunto non è solo fortuna, dico, è anche la gestione. Allora, due cose velocissime perché il lavoro è veramente enorme. A me piacciono più gli aspetti dell'indicatore, gli aspetti che avete messo qui degli indicatori. Ecco, questo infatti ho visto al punto interrogativo. Sì, sì, no, dicevo, qui ci sono tante cose interessanti, non userei mai la parola capacità. Qui perché qui metterei si fa capire dall'adulto, si fa capire dal coetaneo, sostiene la propria idea, si confronta con l'altro, poi la capacità è già un giudizio, no? Io posso non sostenere la propria idea non perché sono incapace, ma appunto mi immagino ragazzi con difficoltà, anche per difficoltà di natura affettiva. Ma non è perché abbiamo messo il sostantivo, perché io pensavo fossero gli aspetti quelli. Sì, sì, ok, è chiaro. No, però dico... Possiamo considerare aspetti, questi sono tutti... Diciamo, in blu scuro, nelle caselle blu scure, e invece... Quelli secondo me sono tutti indicatori, ascolta l'adulto, Sì, okay. Poi, cioè, diciamo, per ascolta l'adulto potrei avere degli indicatori per dire che ascolta l'adulto, ma insomma, per esempio rispetto al proprio turno dell'argomentazione lo vedo, lo osservo se lo rispetto oppure no. E l'altra cosa che è stata detta ora, che lo fanno spesso e che secondo me è importantissimo per questo lavoro di argomentazione, infatti argomentano in maniera, a prescindere dalla correttezza, che insomma colpisce anche quella se volete, però di come argomentano, il fare argomentare su cose nuove. Sì. Perché appunto io mi sento libero di dire la mia, se invece ho già sentito come si dovrebbe fare, poi mi sta chiedendo di dire la mia o mi sta chiedendo di ripetere quello che ha fatto lei o lui?
Quindi diciamo un altro aspetto vincente di questo approccio è il fatto di farli argomentare su cose difficili, ma che loro non solo non hanno preconcetti, ma in qualche modo sanno che devono fare ipotesi, che possono sbagliare, che è concesso loro di sbagliare perché sono cose nuove, non sono cose che l'insegnante si aspetta che loro sappiano perché le ha fatto 2 mesi su quella roba lì, e poi dopo fa l'attività di argomentazione su quella roba lì. È completamente diverso l'approccio del bambino e del ragazzo, anche adulto. Noi, diciamo. Noi insieme a loro abbiamo scoperto come è fatta la bilancia dentro. Sì, anche io non lo sapevo. No? Sì. Cioè io non lo sapevo come era fatta la bilancia dentro, e quindi l'abbiamo fatta insieme, e loro hanno capito perfettamente, e quindi erano proprio coinvolti. Sì, e viene fuori probabilmente che l'idea della mola, cioè due cose che vengono fuori, l'idea della mola, cioè vengono fuori anche le loro esperienze, l'idea della mola che probabilmente avevano, a prescindere dal contenuto, e il fatto del quadrante legato all'orologio, il fatto che richiamino, no, l'orologio, perché quella è la loro esperienza col quadrante. Qualcuno può aver visto la bilancia di quel tipo in cucina, ma ormai usano quasi tutti quella digitale, quindi sì, è difficilissimo che abbiano. Sì, era molto strano con il però ma è interessantissimo che sono riusciti dai cinesi. Ma bellissima la discussione per capire le 7 tacche. Che sul quadrante c'era scritto 25 grammi. C'era scritto, quindi ma loro non l'hanno visto. C'era la soluzione scritta, ma non l'avevano vista. Loro sono arrivati per tentativi, Sì, no, quell'argomentazione lì sembra, tra l'altro appunto in vari passaggi viene fuori, è una terza, viene fuori l'approccio proporzionale, anche lì, che dico il doppio, la metà, quindi 400, no, e 25, sì, com'era? Sì, sì. Sai, non tutti seguono allo stesso modo. Certo, certo, questo cioè, è chiaro. Va detto, se no sembra di essere nel mondo dei... No, ma a prescindere da cosa dicono, secondo me, no? Il fatto che vengano fuori certe cose, poi le possono dire sbagliate o corrette, ma insomma il fatto che si sentano liberi di dire certe cose. Vabbè. Costruite insieme la soluzione, perché ogni bambino si attaccava al discorso di quelli altri. Ora questo massa col peso, poi quando ci ritorneranno, ma diciamo che un'altra cosa che è venuta fuori un po' da tutte le presentazioni, ma anche da questa, anche quella loro, no, che dicevano cosa si farà dopo, che uno poi da questa attività qui potrebbe aprire un mondo, nel senso, no, era una cosa che è venuta fuori e che era simile a quella che era venuta fuori dalla sperimentazione di Maria Mellone, che è quella del fatto che non è proporzionale all'allungamento, perché c'è la lunghezza a riposo. Quello è un concetto difficile, però intanto se ne sono accorti che c'è una cosa che sballa la